Ciao a tutti ragazzi, qui è Spartano 117, finalmente sono tornato a casa. A dire il vero sono tornato a casa ieri sera alle 11, sì, alle 11, e non mi sembrava neanche il caso di fare un video per le 11, né? Non credete? Comunque, sono felice di essere tornato con voi, spero non vi siate dimenticati di me in questa settimana. Come avevo già detto, avevo dato la mia password al mio amico, aveva caricato una cosa che dobbiamo fare in due, spero non vi dispiace l'idea. Me l'aveva chiesto, io ho detto, ma sì, avevo un po' di clip lì ad ammuffire, quindi gliel'ho fatto fare. Comunque, questa settimana è stata una settimana favolosa e ho deciso in questa settimana che è iniziata oggi di parlarvene. In pratica ogni giorno metterò un video e vi dirò lo stesso giorno della settimana prima. Per esempio oggi è lunedì, vi parlerò di come ho trascorso lunedì in Inghilterra. Però breve premessa, l'Inghilterra è fantastica, in tutto e per tutto è meglio dell'Italia, la gente è educata, i posti sono tutti più belli, la mentalità è proprio diversa. Io sinceramente preferirei vivere là piuttosto che qua. Sarà che io abito in un paesino vicino a Milano, un paesino 70.000 abitanti, non è proprio una cittadina. Sarà che, boh, ma l'Inghilterra mi ha affascinato proprio. Di Londra poi vi parlerò, principalmente sono stato a Brighton, una città un po' più grande del mio paesino, vicino a Londra, un'ora da Londra, e lì ho fatto un corso di inglese. È andato tutto bene. E niente, ve ne parlerò, vi racconterò un po' come sono andate le cose, perché veramente ci sono state delle comiche con i miei amici, con i miei compagni di stanza, perché veramente vabbè, poi ne racconterò. Allora, il gameplay che c'è in sottofondo non cagate, lo cambierò ogni giorno, li metto un po' così a muzzo. Vedo, cambio un po' il gioco perché non so neanche cosa mettere. Poi la settimana prossima ricomincerò normalmente con tutte le serie che avevo iniziato. Non preoccupatevi. Allora, iniziamo. Lunedì scorso, allora, innanzitutto, vabbè, giustamente non ero andato a scuola. E avevo dovuto trovarmi con, vabbè, le profe, i miei compagni. Eravamo in una cinquantina della nostra scuola, quindi neanche pochi. A scuola, per scuola intendo fuori da scuola, infatti tutti con le valigie così, i pullman, e vabbè, eravamo divisi in due gruppi, ovviamente valgo due, ed erano in tutti i gruppi a quanto pare, sono un VIP, non c'è niente da dire, non c'è niente da fare, ma vabbè, cazzate a parte. E in pratica abbiamo preso alle 10:30 il pullman che ci ha portato in aeroporto, però, cioè, proprio qui io mi chiedo, ma costava tanto fare tutti su un aereo? No, perché in pratica eravamo in 50, 23 allinate, sempre EasyJet ovviamente, 23 allinate partivano, gli altri 27 sfigati, cioè noi, partivano un'ora dopo a Malpensa. Ma siamo veramente gli sfigati, già qui iniziamo male, vi dico già che qui iniziamo male perché le palle giravano 300 gradi. Vabbè, poi arriviamo a Malpensa per l'11:40, scendiamo e c'è da fare il check-in. In pratica noi avevamo l'imbarco alle 5 e il check-in l'abbiamo fatto all'1. Cioè, non vorrei dire, ma ci siamo fatti due palle, tanto avevo le cosiddette gonfie come non so che roba di aspettare. Non sembrava passare più il tempo perché non c'è niente da fare, perché quelli là, gli infami, non basta che non hai un cazzo da fare in aeroporto, in più ti fanno anche pagare per il wifi. Cioè, ma ditemi voi, che pagare neanche un euro, che dici, va bene, 10 euro ti fanno pagare il wifi, sti strunzi. No, vabbè, comunque poi abbiamo aspettato, mangiato, vabbè, eravamo in compagnia per fortuna, perché sennò sapete che rottura di palle. Abbiamo fatto il check-in, 10 ore per fare il check-in, perché il servizio, mamma mia, solo una cassa tipo per farne passare, quanti erano, in 27, invece in Inghilterra 8 casse abbiamo fatto in 2 minuti, vabbè. Ovviamente tutti se la facevano addosso pensando di avere la valigia più pesante del normale. No, comunque vabbè, 16 kg su 20 andava bene. Ci stava, e esplodeva la mia valigia a momenti. E niente, poi abbiamo preso l'aereo. Prima volta per me che prendevo l'aereo, e sinceramente non so chi di voi l'abbia preso, ma la parte più figa è quando decolli. Vedi che va piano, si porta sulla pista, poi decolla a 1000, ma io farei soltanto il decollo, poi freno, mi giro, decollo. Io passerei così la giornata. Sì, va bene, questo però è divertirsi con veramente troppo poco. Comunque, poi siamo arrivati là, a Londra,
prendiamo un pullman tutti insieme che ci siamo riuniti. E intanto godo perché gli altri stronzi hanno aspettato un'ora noi poi, alla faccia loro. Siamo arrivati, bellissimo sul nastro trasportatore, le valigie scassate che sono arrivate, una bellissima chiusa però con tutti i manici sfasciati, non voglio immaginare lo sfigato chi era. Comunque siamo arrivati, preso il pullman, siamo andati a Brighton. E siamo arrivati, siamo entrati nella nostra scuola e si chiama AC English. Sarebbe EC English perché, vabbè, tre in italiano è EC English, facciamo prima così. Davvero moderna come scuola, diciamo molto di buon gusto. Vabbè, comunque arriviamo lì e in 50 dovevamo aspettare tutti che le nostre famiglie, perché come sapete siamo divisi in stanze non in albergo ma in famiglie inglesi, che ci venissero a prendere. E indovinate un po', la nostra famiglia non è venuta, perché non poteva, siamo rimasti lì fino agli ultimi e un taxi ci ha portato a casa. Per fortuna almeno quello era gratis, se no gli stampavo un pugno in faccia e vedi che poi non mi venivano a prendere. Vabbè, siamo andati in casa, cioè siamo in taxi, eravamo noi tre più una pro, perché io ero in tre, perché dovevamo essere in due in stanza, perché tutti erano a coppia di due, ma noi, visto che era avanzato qualcuno, l'avevano messo con noi ed eravamo in tre, per fortuna, perché sennò non so proprio come avremmo fatto, eravamo a cani catti la nostra casa. Vabbè, poi ve ne parlo. Allora, innanzitutto bellissimo perché eravamo in taxi, tornavamo e meno male che non ci si è messo a farci domande, perché cioè prima arrivati niente più italiano, cioè ci vuole un po' ad abituarsi a due cose: uno, a non sentire più italiano, sentire tutti che parlano inglese, proprio quando ti fanno una domanda di input ti viene di rispondere o in italiano, cosa che ho fatto più di una volta, o in o non ti vengono le parole neanche in inglese, anche se sono cose che sai, tipo ciao, non ti viene in mente, vai in panico. Secondo, in Inghilterra, come sapete, guidano sulla destra, cioè guidano al contrario di noi, dipende dai punti di vista, poi destra o sinistra. E veramente è una cosa che ti spaventa troppo quando prendi una rotonda e invece che farla verso destra la fai verso sinistra, ti prendi veramente male, cioè dici adesso ci schiantiamo. Comunque bellissimo perché tornavamo in taxi, facciamo la strada ed eravamo fermi al semaforo, ci giriamo a destra e diciamo this pub is very nice, è carino, quell'autista si mette a parlare un po', è un pub per lesbiche. Cioè in pratica ci siamo rimasti malissimo quando ci ha detto, la nostra faccia dovevate vederla perché era qualcosa di epico. No, veramente, ci siamo rimasti malissimo. Non ci aspettavamo, là è pieno di pub e locali del genere. Cioè non è come qua in Italia che se uno è così dice sei una merda. No, là la gente è tutta più educata, diciamo. E trincano anche perché di sera di ubriachi è pieno, però mi piace molto più. Vabbè, poi siamo arrivati a casa, bussiamo, c'è la tizia che ci accoglie, una ragazza 28enne, che all'inizio eravamo preoccupati perché sul foglio, cioè ci avevano dato il foglio con la famiglia e ci avevano detto che in pratica c'è sta qui, che si chiama Tamara, ma l'avevano segnata come un maschio. Per fortuna era solo un errore, perché sì, era una ragazza, non preoccupatevi. Niente, ci ha accolti, vabbè, l'ultima cosa che volevo era cenare, e siamo stati un po' lì a parlare. Gli abbiamo portato un regalo perché quando si è ospitati di solito si usa portare un pensierino del mangiare che viene dall'Italia, che è bellissimo. Cioè là in Inghilterra non usano fare la pasta come noi. E tipo, mio amico aveva portato gli spaghetti. Arriviamo in cucina, lei ci guarda e fa, volete degli spaghetti? Il mio amico si è messo a ridere. Poi vabbè, io ho subito una figura di merda perché si chiamava Tamara. Eravamo seduti a tavola, lei era al computer, io guardo il mio amico era in canotta. Quindi io lo guardo e faccio, sei proprio un tamarro. Quella si è girata malissimo. Una figura di merda così grande non potevo non farla. E quindi vabbè, poi io cerco di spiegargli in inglese, poi spiegargli cosa vuol dire tamarro in inglese, veramente è stata un'impresa. No vabbè, poi comunque gli abbiamo detto che eravamo stanchi, siamo andati un po' in camera, ci siamo messi un po' a chiacchierare tra di noi e vabbè, poi siamo andati a dormire perché il giorno dopo ci dovevamo svegliare presto, perché già per i pullman non sapevamo gli orari e tutto. Vabbè, poi il giorno dopo ve ne parlo. E il primo giorno è andato un po' così, è stato stancantissimo, molto stancante e però boh, ne è valsa la pena, diciamo. Penso di aver finito di parlare di Brighton perché comunque non è che c'è più di tanto da dire. Il primo giorno è andato così, non è stato niente di stra emozionante o cose del genere. Quindi al massimo adesso velocizzo un po' il video in sottofondo, mal che vada smetto di parlare e basta. Ci sentiamo domani con il secondo giorno e se il video vi è piaciuto
fatemelo sapere, fatemi sapere se vi interessa sta cosa, perché boh, è una mia esperienza di vita, possiamo dire, e sono intenzionato a condividerla con voi. Gli altri giorni saranno un pochino più movimentati, perché veramente qua non avevamo, cioè il primo giorno non abbiamo fatto un cazzo, quindi potete anche comprendere che non c'è molto da dire, quindi boh, ci sentiamo in prossimi giorni. Ciao belli!